La grossa quercia che si era abbattuta all'improvviso sulla carreggiata costrinse l'amministrazione comunale di Lanciano a chiudere al transito via dell'Iconicella. Terminate le piogge e individuati i proprietari del terreno privato da cui l'albero cadde, la strada è stata riaperta al traffico. Una accorciatoia molto frequentata dagli automobilisti e che collega Lanciano ai quartieri Fiera e Santa Rita e i centri verso la costa dei Trabocchi, da Mozzagrogna a Santa Maria in Baro e fino a Fossa Cesia. Ci sono ancora degli alberi da verificare, spiega al TG Max l'assessore al verde Tonia Paolucci, ma è compito del proprietario. Il comune ha inviato diffide a intervenire, acquisita la relazione dell'agronomo. Fino a lunedì mattina ci sono state le piogge e quindi i primi giorni di questa settimana da parte di un nostro agronomo, cosa che anche appena è successo l'incidente, il giorno dopo è venuto sul posto, però pioveva ed era impossibile verificare con maggiore attenzione la situazione. La quercia che è caduta perché presentava proprio alla base un'importante carie. Poi la facilità è stata proprio la pioggia che ha facilitato questo, però comunque il problema c'era ed è stata quella la causa. Gli altri sono stati verificati, ci sono problemi di edera che comunque hanno un po' infestato i vari tronchi e quindi creano un po' problemi di soffocamento a queste piante, però ho notato che molte andrebbero proprio potate perché la chioma non potendo crescere in quanto diciamo, ce ne sono diverse l'una sopra l'altra, quindi si sta buttando lungo l'asse stradale e quindi queste andrebbero un po' gestite. Queste sono le cose che ci sono state dette a voce e poi nella relazione che ha rimesso alla dirigente del settore lavori pubblici. Quindi adesso è stata fatta una diffida e siamo in attesa di poter, diciamo, confrontarci con il privato perché purtroppo su molte strade comunali c'è questa problematica. E, come ho sempre detto, la cura e il decoro deve partire sicuramente da noi come comune e stiamo cercando di fare di tutto per riprendere il tempo perso in seguito alle copiose piogge. Però chiediamo una collaborazione anche da parte dei privati perché questo è il periodo in cui si possono verificare, ecco, situazioni tipo di alberi che cadono più in là gli incendi. Quindi chiediamo insomma un po' un maggior decoro e maggior manutenzione, diciamo, delle proprie aree verdi.